Siamo nel castello di Baia. Il castello di Baia ospita il museo archeologico dei Campi Flegrei, che è il museo del parco archeologico dei Campi Flegrei, il nuovo istituto del Ministero dei Beni Culturali che si occupa di tutti i beni archeologici flegrei. In particolare questo museo raccoglie tutta la cultura e l'arte dei tanti centri antichi flegrei, la scultura del Rione Terra che vediamo qui, come Cuma e Baia e tutti i centri famosissimi nel mondo classico. In particolare in questo museo, che raccoglie molta scultura ma anche reperti più piccoli, ceramica, vasi, eccetera, si è deciso di fare l'esercitazione relativa alla evacuazione nella fase di preallarme dei beni culturali, in particolare dei beni archeologici presenti. Come dicevo, questa è relativa al preallarme in cui si devono identificare le opere che possono essere rimosse. Tante opere come le sculture che sono qui non possono essere rimosse. Quelle che possono essere rimosse debbono essere portate via da una serie di squadre che stanno lavorando in questo momento. Ci sono 10 squadre che lavorano in diversi punti del museo, debbono essere messe in sicurezza, identificate, portate all'esterno, imballate secondo tutti i criteri che la tutela dei beni prevede e poi portate nei depositi previsti. Tutta questa complessa operazione è in corso in questo momento e si sta svolgendo, devo dire, con una notevole omogeneità e funzionalità. Mi pare che, insomma, il risultato si inizi già a vedere molto positivamente. In definitiva, quindi, questa è un'operazione complessa che sta vedendo contemporaneamente in attività sul posto sia la Protezione Civile, sia numerosi funzionari del Ministero dei Beni Culturali, in particolare del Segretariato Generale, oltre che del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, i funzionari della Regione e i volontari della Protezione Civile, con il necessario controllo e coordinamento sia dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, che sono il nucleo dedicato proprio alla tutela, che dei vigili del fuoco, perché sono le due componenti essenziali per la sicurezza della persona e per la sicurezza dei beni in questo tipo di operazioni.